crea comunque un ecosistema, nel senso che l'ambito di selezione naturale, se vogliamo, di tante identità in cui emerge poi quello vincente, quello forte, quello che si impone rispetto agli altri, ci fa capire che dobbiamo dotarci appunto di saperi, di conoscenze che ci devono portare a poter utilizzare al meglio tutti gli ambiti in cui ci formiamo, viviamo, cresciamo e vogliamo. E quindi immagino che tu come formatore, come esperto di questo settore, ci puoi dare qualche indicazione pratica di come sviluppare il nostro essere dentro queste nicchie ecologiche per poter sopravvivere o per poter emergere? Ma consigli non lo so, perché consigli in questo ambito sono molto difficili. Io stesso ho pensato di scrivere questo saggio perché ho molte domande a cui rispondere, no? E poi tra l'altro sono molto curioso a fare domande, che non è dare risposte in questo senso. Quello che faccio nel caso specifico del libro è interrogarmi appunto e quindi interrogare anche il lettore ovviamente rispetto ad alcune macro tematiche che sono per giunta importanti. Per esempio il fatto, mi viene in mente il passaggio sulla natura, no? A un certo punto parlo di natura. Beh, anche qui ci sono degli equivoci, nel senso che molte volte sentiamo parlare di natura usata come grimaldello, no, etico per arrivare ad alcune tesi, no? Per esempio, molto spesso sentiamo una cosa è contro natura, oppure è naturale, no? In realtà qui ci sono delle insidie, perché il concetto di natura è un concetto come tutti gli altri, un concetto mediato, un concetto negoziato. È un concetto dentro cui noi mettiamo i nostri valori, non c'è una natura, no? Ci sono tante nature, a seconda dei soggetti che esprimono quel concetto di natura. E quindi, non so, penso a delle posizioni sull'omosessualità, per esempio sull'eutanasia, no? Nel momento in cui qualcuno ci dice che qualcosa è contro natura, ecco, un consiglio che posso dare è di stare attenti, nel senso che non esiste una cosa contro natura in sé, perché non esiste un concetto di natura in sé. Il concetto stesso di natura è un concetto culturale, come tutti gli altri, per cui ognuno naturalmente è libero di esprimere la propria opinione, anche su temi che sono temi delicati, soprattutto in un contesto come quello italiano, no? Ma appunto attenzione a chi parla dicendo che quello che sta dicendo è una cosa oggettiva, perché la prima cosa da tenere in considerazione, questo lo dico sempre agli studenti anche, soprattutto, è il fatto che l'oggettività in sé non esiste, perché non esiste una realtà, ma esistono le realtà plurali, come dicevo prima, esistono dei piani di realtà che sono differenti, sia a livello di contesti che stiamo affrontando in quel momento, sia a livello, come dire, appunto di idee, a livello espressivo, a livello di convinzioni personali e convinzioni collettive. Poi altri consigli, non lo so, continua a sembrare un termine un po' riferito a me, un po' improprio, Sì. però sto al gioco, diciamo, è quello di riflettere su alcune cose, per esempio il rapporto tra il digitale e la novità, o tra il digitale e invece la tradizione, diciamo così. Noi, per esempio, molte volte, mi riferisco alle interfacce, no? Ci troviamo di fronte a delle grandissime novità, ma per abituarci, per assimilare queste novità, abbiamo bisogno di concetti familiari, no? Quindi Metafora. delle metafore, esatto. Senza metafore non riusciamo a, come dire, ad assorbire alcune grandi variazioni. Basterebbe
basterebbe pensare alla scrivania del computer, che è appunto una scrivania. Quindi c'è l'orologio con ovviamente digitale con le lancette analogiche, nella posta elettronica c'è la busta da lettera, quindi tutta una serie di strumenti che in qualche maniera sono, a un certo punto dico, sono nostalgici, no? Un po' malinconici, no? Cioè rimandano ad un qualcosa che abbiamo vissuto, ad un qualcosa che in qualche maniera ci rassicura. Perché avere di fronte un computer, una macchina, senza un'interfaccia, per noi è qualcosa di terrorizzante, no? Io appunto, non avendo una formazione da ingegnere, sarei completamente terrorizzato di fronte a una macchina trasparente, no? Con solo la linea di comando. Ma fino alla linea di comando ci posso anche arrivare, perché i primi computer che ho usato avevano ancora un'interfaccia a linea di comando, però devo dire che insomma invece le altre interfacce successive sono state un po' più appunto rassicuranti, no? Da questo punto di vista. Quindi sì, appunto, un consiglio sì, è quello di riflettere sul perché utilizziamo certi codici espressivi, perché utilizziamo, perché vestiamo degli ambienti o dei concetti o degli elementi. O perché siamo vestiti o perché siamo utilizzati. Sì, e qui siamo torniamo, consumati anche. Certo, qui torniamo al concetto di cui parlavamo prima, e cioè il fatto di avere a che fare, di consumare delle cose che sono apparentemente gratuite, no? In molti casi. Sì. Appunto, dico apparentemente, sottolineo apparentemente, perché le cose gratuite non esistono. Nel momento in cui noi utilizziamo qualcosa di gratuito, evidentemente qualcuno ci sta mentendo, spudoratamente, oppure diciamo così, sta rendendo secondario un concetto che invece è molto importante, cioè il fatto ci che sta facendo lavorare. Ci sta facendo lavorare, noi lavoriamo per lui in quel momento. Esatto. Quindi in cambio lui ci dà un qualcosa gratis, no? Possono essere dei servizi o delle informazioni. Ma noi stiamo lavorando per lui perché gli stiamo dando innanzitutto, gli stiamo dicendo chi siamo, o comunque stiamo esprimendo una parte di noi stessi nel momento in cui consumiamo o usufruiamo di alcune informazioni, e anche perché coinvolgiamo altri in questo processo. E quindi magari aiutiamo questo soggetto a mappare, a fare una mappa degli altri soggetti contigui, no? Cioè gli altri soggetti che in qualche maniera hanno a che fare con noi. Niente di male, l'importante è essere consapevoli di questo, l'importante è essere consapevoli del fatto che ci stiamo posizionando in quel momento all'interno di uno scambio. Uno scambio, poi ognuno deciderà se è uno scambio alla pari o meno. Certo, infatti la cosa importante, ma questo vale per tutti i mezzi, i media, è la decodifica, cioè sapere esattamente o almeno qualche modo conoscere quali sono i codici che vengono utilizzati per essere consapevoli di che cosa si sta facendo in quel momento. Certo, io per esempio amo molto le piattaforme freemium, perché il fatto di dire va bene, io ti do questo prodotto gratis in cambio del fatto che tu visualizzi per esempio degli spot pubblicitari, no? Sì. Ma se invece vuoi evitare questo messaggio che per te è ridondante o non ti interessa, puoi pagarmi. E quindi io in quel momento sto esplicitando il fatto che tu già mi stai pagando. Io sono io soggetto, no? Sono disposto a barattare quel mancato comunicato promozionale con dei soldi, può essere una cifra più o meno grande, ovviamente. Questi sono esempi di applicazioni, di strategie, di tattiche sul digitale cui sono molto favorevole, e che non sono affatto un pericolo, ma sono invece vanno ad esaltare quelle che sono le potenzialità dei media digitali. E questo libro verrà adottato da due università, mi hai detto, due corsi a Napoli e a Salerno, sì. Sì. Oltre al oltre corso IED, sì. Posto l'istituto in cui insegno io, e sono molto curioso di sapere come i ragazzi, no, prenderanno questo libro.
quando mi trovo a parlare con loro o durante gli esami, purtroppo per loro, o durante le lezioni, sono sempre alla ricerca di ulteriori domande, che è la cosa che apprezzo di più, o anche di risposte, no? Di considerazioni, di opinioni da parte loro rispetto a quello che ho scritto. Quindi aspetteremo una prossima edizione condivisa con chi l'ha letto. Qualcuno me l'ha già consigliata, cioè, tentando di, parlo di, in questo caso di docenti, cioè di persone che invece hanno insegnato a me, no? Consigliandomi di ampliare delle parti, e magari lo fa. Benissimo. Bene, Vincenzo, ti ringrazio molto del tempo. Grazie che ci hai condiviso, dell'identità che hai messo davanti alla videocamera. E chiaramente solo una parte. E chiaramente, certo, poi non indaghiamo sulle tue altre identità. E quindi ci vedremo per un nuovo libro o appunto per una versione condivisa con i tuoi lettori di questo libro. Grazie. Grazie.